4-1 contro la Sampdoria. La Juventus vince 4-1 contro la Sampdoria e si vola direttamente ai quarti di finale. Sono assolutamente, ma assolutamente contentissimo perché ho visto una Juventus che ha giocato benissimo, che ha fatto assolutamente un'ottima prestazione. Cioè, un'ottima prestazione perché ha giocato solo la Juve. La Juve ha concesso alla Sampdoria solo 2 minuti, diciamo, 2, 3 minuti. Dove la Sampdoria aveva crossato, non so, con Agüero, Thomas Agüero, non so come si pronunci, ma comunque con lui il cross è passato da tutti, arriva Conti, controlla, gol, bel gol lì, e poi subito un'altra occasione, dopo quel gol, poi basta, un dominio assoluto della Juve. Ma comunque, ragazzi, una Juventus, come ho detto, che ha giocato assolutamente bene, e magari sarebbe un qualcosa di fantastico se la Juventus riproporrebbe questa di prestazione contro il Milan, perché è stata una Juve che questa prestazione che ha fatto è veramente, ma veramente fattibile anche la prossima partita. Una Juventus che ha pressato, una Juventus che recuperava palla. Ma che Juve si è vista oggi? Ma che Juve ha fatto un'ottima prestazione. Un'ottima prestazione. Ma ragazzi, intanto un salutone a tutti. Come state? Spero tutto bene. Comunque, ripeto ancora, contentissimo per la vittoria della Juve, per la prestazione e niente. Volevo dirvi, prima di iniziare, vi chiedo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò e continuerei assolutamente a parlare, nonostante non abbia tanto, ma tanto da dire, ma dai. Ma comunque, inizierei proprio a dire. Allora. Primo tempo assolutamente dominatissimo, occasioni su occasioni, una Juve che riparte, una Juve che ha schierato una buona formazione, sinceramente mi aspettavo qualche giovane, ma ci sta così per dare anche continuità un po' ai risultati, ma comunque no, io se vado sul sincero, non mi era piaciuta la formazione tantissimo, non mi era piaciuto Alexandre che era stato schierato, Rabiot che era stato schierato, non mi era piaciuto, diciamo, anche Kulusevski, fin dei conti, anche Danilo. Danilo, sinceramente, non ne avevo una minima idea se tornava a questa partita. Ma comunque, Danilo è tornato, ha giocato un'oretta, 60 minuti, ha fatto pur bene. Non ha avuto chissà che da fare, ma comunque qualcosina l'ha fatta e ha giocato bene. Ha impostato la palla in fase di impostazione, bravo. Ma comunque, un buon rientro di Danilo, che dopo 2 mesi è tornato. Io, ovviamente, sono contentissimo che Danilo sia rientrato, che sia tornato un po' in campo nel sentire un po' l'atmosfera delle partite, ma comunque contento per Danilo in coppia con Rugani, che assolutamente Rugani si è meritato il gol, si è meritato il gol. Il gol nasce da calcio d'angolo, calcio d'angolo, sì, poi palla da Alexandro, gliela dà quadrato a Di Sciglio, si ricorda, sì, a Di Sciglio, si ricorda, o Di Sciglio a sì, a Di Sciglio, comunque a Di Sciglio, che dà un cross veramente, ma veramente bellissimo, bellissimo. E Rugani che stacca di testa, è bel gol assolutamente. Assolutamente. Sì, non era Rugani, non era De Sciglio, era Arthur che dà un cross veramente delizioso. Rugani che stacca assolutamente benissimo di testa e gol. E lì proprio sono diventato contentissimo perché è un giocatore che mancava solo questo, il gol. Visto le prestazioni che ha fatto ultimamente, cioè non è che ha fatto chissà che, ma comunque, visto le prestazioni, è un giocatore che sinceramente si è meritato il gol. Io sono contento che abbia segnato Daniele Rugani, contentissimo, anche lui ha fatto assolutamente una buona prestazione, leader, è lui che dava indicazioni un po' in difesa inizialmente, ma comunque Rugani, indicazione o non indicazione, Rugani ha assolutamente fatto una buona partita. Alexandro giocava un po' centralmente, più a centrocampo, così per non dare punti di riferimento, ma in fin dei conti, dai. Nonostante non l'abbia voluto titolare, non mi aspettavo Alexandro titolare, ma comunque anche lui buona partita. Buona partita, si è fatto la sua partita, anche se un terzino deve più spingere avanti, ma in fin dei conti ha fatto una buona partita. Non sto a dirlo sull'individuo, perché tutti hanno fatto una buona partita.
tutti, da Perin ai difensori, ai centrocampisti, tutta la squadra, tutta la Juve ha fatto una buona partita. Non ce n'è uno che abbia giocato male, assolutamente. Rabiot forse ci aspettavamo che giocasse male sulla fascia, assolutamente. Rabiot è stato molto di aiuto, saliva, scendeva, aiutava la squadra. Arthur, ottimo, ottimo, fase di impostazione. Non ricordo se abbia sbagliato qualche passaggio, forse un passaggio, forse qualcosina ha sbagliato, ma comunque è stato assolutamente perfetto, assolutamente perfetto. E poi Locatelli sempre da ogni parte, qua e là, anche Arthur, è stata una squadra un po' movimentale, che non dava punti di riferimento in alcune situazioni. Locatelli che lo vedevi sulle fasce, Cuadrado assolutamente bravissimo, secondo lui probabilmente Arthur hanno fatto una buona prestazione, ci metterei anche Locatelli, ma comunque lui e Arthur e Rabiot mi è piaciuto oggi, assolutamente mi è piaciuto in questa partita, assolutamente. E poi Locatelli, sì, come ho detto, Locatelli buon, ottimo, De Sciglio ha fatto il suo in fase difensiva, bravo, anche Cuadrado, sia fase offensiva che difensiva, molto bravo. Morata ha fatto il suo, ha dato il suo e di più. Kulusevski bravo, nonostante in alcune situazioni ha avuto un'occasione da tiro e poteva fare meglio, in alcuni tiri poteva fare meglio, anche Rabiot in alcuni tiri poteva fare meglio, in alcune situazioni Rabiot poteva anche tirare prima, ma va bene così, ripeto l'altra volta, una buona Juve. E passando un attimo alla Sampdoria, cambia allenatore, e poi questo allenatore credo che sia delle giovanili, se sbaglio, se sto dicendo bene. Il modulo assolutamente non è lo stesso. Difficoltà nel gestire questo modulo, nel gestire questo modo di gioco. E poi ovviamente tornerà Giampaolo, ci sarà Giampaolo, ma una Sampdoria, come detto inizialmente, che ha avuto quei 2-3 minuti dopo il gol di Conti, poteva fare qualcosa, poteva anche pareggiarla la Sampdoria, ma poi lì stop. Poi è tornata la Juve a pressare, a fare il suo, e basta. Un ritmo veramente bellissimo della Juve nel primo tempo, che ha assolutamente meritatamente meritato sia di andare avanti. Gol di Cuadrado, bello. Credo che sia stato con deviazione, se ricordo, ma comunque Falcone assolutamente non l'ha vista. La barriera era coperta dalla barriera, ma comunque assolutamente Falcone un po' poteva fare meglio, ma era difficile da parare, vedendo la sua disposizione, come voleva parare la palla. Ma comunque, primo gol di Cuadrado, bello. Il secondo gol di Rugani, già detto, bello. Dybala con l'errore di Falcone di impostazione, che voleva impostare, voleva passare, non mi ricordo a chi, Locatelli, che scivola subito sul pallone di Falcone, che ha ribattuto male. Palla di Dybala, cioè neanche palla di Dybala, Dybala subito si inserisce, niente, senza pensarci, gol. E poi il gol di Alvaro Morata nasce da Marley Ake, che è entrato assolutamente benissimo, corsa, ha provato vari dribbling, ha preso qualche fallo, si è conquistato qualche fallo, si è conquistato il rigore, ottimo, ottimo, proprio su Augello, sì, si pronuncia così, ecco, mi ero un po' confuso, Augello che lo mette per terra, che lo mette giù, gli fa fallo in area di rigore, calciato benissimo da Morata, anche se speravo che lo calciasse Ake, ma comunque Dybala che l'ha concesso a Morata, e Morata che ha tirato un buon rigore, Falcone che l'ha individuato, ma ha tirato un buon rigore, poi basta, sulla Sampdoria non c'ho assolutamente nulla da dire, solo il momento dopo il gol di Conti e basta. Una Juventus che mi è piaciuta sotto ogni punto di vista tattico, sotto ogni punto di cattiveria, vogliosi, voglia di vincere, grinta, grinta, sempre a recuperare palloni, perdeva pallone alla Juve, i giocatori perdevano pallone, subito a recuperarlo e subito ad attaccare, subito a creare, subito in profondità, subito a creare di qua, a creare di là. Ma una Juventus che assolutamente ha giocato bene. Cioè, starei a ripetere qua così così perché ha visto la partita, ha già capito tutto, che la Juve ha dominato sin dal primo secondo all'ultimo secondo, concedendo quel poco dopo il gol di Conte alla Sampdoria, e basta. Poi facendo una breve sintesi anche per quelli che sono andati dalla panchina, Dybala ovviamente è andato a segno, Caio Jorge mi aspettavo un minutaggio maggiore, mi aspettavo anche una sua di titolarità, ma comunque è andata così, che già non è che abbia toccato chissà che palloni, non è che abbia creato chissà che, ma comunque poi Bentancur, non mi aspettavo che entrasse lui in questa di partita, volevo che entrasse Soulié almeno, o chi che c'era, Miretti, ma comunque è entrato Bentancur, nulla di che, forse ha fatto qualcosa, a che
Ake e Dybala sono gli unici che hanno inciso entrando dalla panchina, facendo benissimo, sono entrati assolutamente benissimo e spero che questa Coppa Italia da qua in avanti facciano, quando entrano i giovani, sperando che entrino bene e facciano vedere le loro di qualità per meritarsi un posto, per meritare più convocazioni, ma comunque Ake, a dire il vero, è entrato benissimo, ha mostrato le sue qualità e è entrato bene in partita e basta. Poi dall'altra parte Sampdoria nulla di che, ma e basta. Non saprei assolutamente cosa dire sulla Juve. Sull'individuo ho già parlato, Perin assolutamente nulla, partita buona, tutti assolutamente voto sufficiente, se dovrei dare dei voti ai giocatori della Juve e niente, poi dall'altra parte oggi, dall'altra parte un Lazio-Udinese dove la Lazio ha vinto 1-0 e come ho detto la scorsa nel pre-partita, speravo anche che vincesse la Lazio, quindi ci sarà una grandissima partita, Milan e Lazio, quarti di finale di Coppa Italia, e ragazzi, assolutamente basta, poi ovviamente vedremo il risultato di Sassuolo-Cagliari, che faranno, se vincerà, io spero sinceramente, cioè se io spero vinca Sassuolo, così sia una buona partita, una bella partita, non dico il Cagliari, anche se il Cagliari non è in buona situazione assolutamente, ma spero che vinca Sassuolo, spero di vedere un Juventus-Sassuolo, Locatelli pure contro la sua ex di squadra, e niente, la prossima partita sarà contro il Milan, e vabbè, ragazzuoli, come detto, bellissima partita della Juve, un'ottima prestazione della Juventus che ha vinto meritatamente, e stop, ragazzuoli, come detto, se Ale, come detto, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciatemi, vabbè, sempre like, iscrizione al canale, eccetera, eccetera, come avrete già capito, non sto a ripetere, e niente, commentate, ditemi la vostra nei commenti, ditemi chi secondo voi vincerà la Coppa Italia andando così, ma comunque una Juventus che doveva dare continuità alle vittorie, dare continuità di prestazione, e oggi assolutamente contro la Sampdoria in questa partita assolutamente ha fatto un'ottima prestazione, l'ho già ripetuto tantissime volte. Ragazzuoli, stop, basta, stop, finito, non sto a continuare, e niente, ragazzuoli, vi mando un grandissimo saluto, e sempre sto ragazzuoli, ragazzuoli, vabbè, comunque, vi mando un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo video, sempre forza Juve fino alla fine. Ciao a tutti!